Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie come sempre della partecipazione. E oggi presentiamo il nuovo mister, il direttore Salvini Alessandro Calafra mi ha permesso. Io vi chiedo la cortesia di, quando fate le domande, nome e testata per cui scrivete, domande brevi e soprattutto pertinenti a quello che è l'argomento di oggi. E inizierà il direttore che parlerà, cioè fare le domande esclusivamente a quello che non riguarda inizialmente, se avete dubbi, che non riguarda inizialmente la presentazione del mister, dopodiché quando entrerà il mister ci occuperemo solamente di lui. Quindi io lascio subito la parola al direttore Salvini. Oh, buongiorno a tutti, ho preferito fare così perché sicuramente ci sarà o probabilmente ci sarà qualche domanda all'attualità che esula dal discorso della presentazione del tecnico, quindi per fare in modo che poi si parli esclusivamente di futuro ho preferito lasciare questa parte, può darsi pure che non avete niente da chiedere, che solleva me. E alleggerisce i tempi. Come piccola introduzione, perché credo che sia corretta la precisazione, soprattutto per il rispetto dell'azienda e del presidente che ha stabilito determinati ruoli e l'organigramma in un modo probabilmente un po' particolare, però quante volte il Frosinone ha dato il via ad iniziative e a particolarità che poi, essendo un po' schiacciati nella nostra piccola realtà, fanno fatica, specialmente le cose buone che facciamo, ad andare oltre il casello autostradale, mentre quando qualcuno di più importante di noi poi le va a replicare, allora hanno una cassa di risonanza diversa. Io capisco che siamo tutti abituati ad avere la figura del direttore sportivo all'interno di una società di calcio. Io il direttore sportivo l'ho fatto in interregionale all'epoca. Si chiamava così nell'88-89, ho cominciato lì e l'ho fatto per parecchi anni, ma era un'epoca in cui le società erano composte da tre figure. Erano composte dal presidente, che solitamente poi di calcio ne masticava poco, erano composte dal direttore sportivo e dal segretario. Ed era quindi normale che questa figura del direttore sportivo accentrasse effettivamente tutto quello che riguardava il mondo di una società di calcio. Si occupava direttamente lui delle trasferte, della scelta del ritiro, così come della scelta del tecnico, della scelta dei giocatori. Il presidente, diciamo così, negli anni 80-90 era quello che firmava gli assegni e che spesso conosceva i propri tesserati nei momenti in cui venivano presentati. Il calcio si è evoluto, è cambiato. Sinceramente neanche le regole vigenti non danno il senso di questo cambiamento che però, di cui tutti ci siamo però accorti, perché per esempio in questo momento, fino a questo momento, ed è un grandissimo errore secondo me, che in qualche modo la FIGC, e quindi in qualche modo la FIGC dovrebbe rimediare, è che praticamente con l'attestato di direttore sportivo praticamente si va a identificare praticamente ogni figura, nel senso che un responsabile di marketing per essere messo sotto contratto ha bisogno dell'attestato di direttore sportivo, così come probabilmente un responsabile del merchandising, così come un team manager, così come tante altre figure, così come un segretario, così come responsabile del settore giovanile. Quindi diciamo che orientativamente, anche in questo caso, ci siamo un po' modernizzati. Nella fattispecie anche per un motivo in più. Io ricordo quando da responsabile del settore giovanile passai al direttore generale di questa società all'indomani della retrocessione dalla prima serie B alla Lega Pro.
prima cosa che col presidente, che il presidente per delicatezza mi disse: facciamo così, quest'anno un po' di responsabilità te le tolgo, perché se io all'epoca avevo neanche 40 anni, sei molto giovane, per tutelarti. Io lo ricordo, se qualcuno di voi che ha memoria storica mi scelsi una dicitura che era un misto tra direttore e responsabile delle risorse umane, una cosa del genere. Lo facemmo proprio perché in quell'epoca quello da tutelare ero effettivamente io, e come al solito il presidente in questi casi ama assumersi le responsabilità, ma per non dare la croce a chi magari ancora non è pronto per portarla. Questa operazione è stata un po' fatta anche con Alessandro Frara, che per conto mio ha tutte le caratteristiche per diventare un ottimo dirigente, per rimanere, diciamo, per sopravvivere a me, al Frosinone, perché è molto legato a questa società, e soprattutto ha le qualità per far sì che il bene che vuole a questa società possa diventare un bene proficuo. Però è chiaro che come prima stagione sarebbe stato complicato, ripeto, ma per una sorta di protezione, affidargli subito dei ruoli che poi, nonostante che i tempi cambino, per molti sono rimasti sempre gli stessi. Ormai anche chi conserva la dicitura di direttore sportivo, tranne rarissime società forse di Lega Pro e Interregionale, però per il resto conservano la dicitura, ma in realtà tutto quello che si fa, tutto quello che si decide a livello di strategia, a livello di operatività, ormai si decide in 3-4 persone, ognuno con le proprie specializzazioni, ognuno che mette a disposizione dell'azienda la propria esperienza, e poi da lì, come lavora il Frosinone da 8 anni a questa parte, da lì esce fuori qualche volta qualcosa di buono, qualche volta qualcosa di meno buono, ma credo che se c'è una cosa che non si possa non discutere nel calcio è l'infallibilità. Chiunque faccia questo mestiere, chiunque si approcci in qualsiasi funzione al mondo del calcio, ha delle stagioni positive, ha delle intenzioni positive, così come può avere stagioni negative o intenzioni negative. Spesso non dipende neanche e soltanto da se stessi, ma da una serie di fattori contingenti. Quindi, ricapitolando, l'organigramma del Frosinone per quanto riguarda la tecnica prevede 3 figure: la mia come responsabile dell'area tecnica e non come direttore sportivo, proprio per la divisione dei ruoli che ho detto, e perché, ripeto, ormai funziona dappertutto così, anche perché se andate a vedere nel 90% delle operazioni che vengono descritte dai giornali si parla sempre del presidente che contatta il giocatore, del presidente che parla con l'allenatore. Diciamo che c'è da rivedere molto sotto ogni punto di vista. Noi abbiamo, secondo me, anticipato i tempi, perché in un'azienda, anche sotto l'aspetto delle tecniche, c'è chi si deve occupare in generale di tutto, perché serve per accordare, ma poi c'è chi lavora nello specifico, che può essere un responsabile delle strategie di mercato, può essere un responsabile dello scouting, tante figure che unite, se capaci di lavorare in simbiosi, possono effettivamente fare il bene di ogni società. Fatta questa premessa, anticipo subito, nel caso in cui qualcuno lo volesse chiedere, in modo che così risparmiamo tempo, che per prendiamo spunto dal comunicato fatto dal Frosinone pochi giorni fa, riferito a queste situazioni di cui si sente parlare, è chiaro che
vorrei veramente dire tante cose, ma non le voglio dire perché dovrei usare aggettivi poco consoni all'ambiente, però riguardo a quel discorso del filone delle indagini spagnole, chiaramente, come sempre accade quando ci sono argomenti così delicati, saranno gli avvocati del Frosinone se e quando penseranno sia il caso di parlare, e sarà il presidente se e quando vorrà parlare a dare tutte le spiegazioni. Chiaramente noi, dal nostro punto di vista, dal punto di vista prettamente tecnico, non vogliamo, non dobbiamo e non possiamo rilasciare dichiarazioni inerenti a questo argomento. Scusami, però ti sei dimenticato. Hai accennato che... No, sto dicendo... No, non era una domanda, era per dirti che avevi detto che l'area tecnica avete anticipato i tempi, che sarà composta da tre persone. Hai detto, io sono il responsabile. Ah, scusate, hai ragione. Gli altri due. Alla fine c'è gli anni, io sono il coglione. Guarda che non è che ce ne abbiamo tanti di molti di più, fai come ti pare. A me mi sembra che stai sulla buona strada. Ah, sì, questo è vero. Beh, chiaramente perché uno ce l'ho a fianco e di cui avevo parlato, ma l'altro è Fanì, che è nel settore giovanile come coordinatore, ma da tanto tempo. E quindi, come al solito, io farò da unione a questi settori e avrò chiaramente il controllo per un minimo di esperienza e di anzianità che ho all'interno di questa società, di cui la prossima stagione sarà la tredicesima, speranza che sia contrariamente al numero la stagione fortunata. Mi raccordo alla considerazione che ha fatto Amedeo. Quindi, Ernesto Salvini, responsabile area tecnica. Fanì, responsabile coordinatore del settore giovanile. Guarda, facciamo così. Alessandro Frara, scouting. Che cosa per, andare, sull'ordine di lei del presidente. Io sono il responsabile, dopodiché ho un collaboratore con delega al settore giovanile e un collaboratore con delega alla mia squadra. Così abbiamo sistemato la parte. Era per capire. È andato bene. Le domande del direttore? Chiediamo all'allenatore. Un'altra io. Senti, cioè, che cosa avete fatto, un casting laborioso, no? Abbastanza lungo, laborioso, avete sentito un sacco di allenatori. Che cosa vi ha spinto poi alla fine, proprio la cosa principale, diciamo, che vi ha spinto a scegliere Alessandro Resta? Allora, la prima, ed è successo quasi mai sotto il periodo della mia collaborazione, di non andare sempre, oppure di non andare a fare le cose scontate. È chiaro, perché non è il segreto di Pulcinella, che il Frosinone inizialmente aveva optato per un tecnico emergente, perché sapete che è nel mio DNA cercare queste soluzioni. Di mostri, tra virgolette, in questi anni non creati tanti, poi c'è chi è riconoscente, chi è meno riconoscente, però considerate che per almeno 6 anni tutto quello che viaggia nel Frosinone è stato assunto da me, o che ha viaggiato nel Frosinone è stato assunto da me, e devo dire che se c'è una cosa che tutto sommato mi riesce bene è avere l'intuizione giusta, e sarà così poi anche per Alessandro, sono sicuro, nell'affidare i compiti, perché tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno viaggiato nel mondo Frosinone hanno sempre ottenuto i risultati che gli erano stati chiesti, tutti quanti con grandissima negazione, con grandissima capacità, e quindi, come ti dicevo, c'era
questa volontà di aprire un ciclo con un tecnico giovane, un tecnico che comunque aveva già dimostrato di aver anche unito, oltre al discorso della qualità del lavoro, anche la capacità di ottenere i risultati, che per un allenatore è determinante. Dopodiché c'è stato un problema tecnico, in questo caso come tecnico parliamo burocratico. Da quel momento è stato, come ricordate voi, iniziato un certo tipo di casting, anche se effettivamente non è così, perché i nomi che avevamo puntato erano tre rispetto a tanti che se ne sono sentiti. Uno rispondeva a caratteristiche pochino diverse per via del tipo di esperienza, gli altri due avevano grosso modo lo stesso profilo, quello che interessava a noi, cioè gente capace, gente che ha tanta voglia, gente che viene a Frosinone per considerarlo un trampolino di lancio, perché solo questo permette poi di dare tutto a se stessi per raggiungere l'obiettivo. E nelle varie valutazioni poi alla fine si uniscono tutti i punti positivi. Devo dire che è stato difficilissimo andare poi a coglierne uno, perché le qualità umane e tecniche degli allenatori che abbiamo incontrato sono di primissimo livello, e anche se non dirò i nomi, auguro direttamente da qui le migliori fortune, perché le meritano. La scelta su Alessandro è nata perché poi alla fine, ripeto, è quello che ha unito più di tutti i punti, è quello che ci dà la sensazione, ed è per questo che è stato fatto un biennale senza condizione, e penso che sia una novità anche questa, perché solitamente noi facciamo dei biennali ma ponendo delle condizioni. In questo caso no, perché ci pare il tecnico e lo staff è giusto per poter aprire un ciclo importante e soprattutto per dare nuova linfa ad una rosa che probabilmente, tranne alcune situazioni, rimarrà nell'ossatura la stessa. Il 30 giugno c'è l'accordo con Capo Zucca, il 1 luglio inizia il mercato. Se dal 1 luglio volevo chiamare per sapere che cosa succede nel prossimo calcio. Vuoi chiamare Alessandro Frara? Vuoi chiamare Ernesto Salvini? O resta ancora la Zucca? Allora, se dal 30 giugno le stagioni sportive finiscono, legato anche ai contratti che sono annuali, quindi poi è chiaro che ognuno andrà per la sua strada. Se nel frattempo non c'è stata una volontà di prolungare, per il momento non c'è, anche perché Stefano, perché glielo auguro di cuore, sempre indirizzato a una piazza importante, a una società importante. Detto questo, io capisco il doppio senso, perché effettivamente, per quanto riguarda la comunicazione, io lo ammetto, ma è un male anche per me, effettivamente io sono un disastro. Allora, per evitare che anche voi siate condizionati dal mio modo di vivere questo mondo, che è sempre stato quello di stare dietro e mai davanti, ma per scelta mia, credo che sia opportuno che insieme alla comunicazione cercheremo di trovare il sistema di potervi dare la possibilità di essere sempre informati, come è giusto che sia. E ripeto, questo per diminuire il mio gap in questo senso. Quindi al più presto vi daremo, perché poi in teoria dovrebbero essere anche giorni pesanti, quindi dovremmo avere tempo anche di poter lavorare, però non possiamo disconoscere i vostri diritti, quindi si riserverà tutti i giorni una fascia oraria in cui potete tranquillamente, anche per non essere troppo noiosi, chiamare me. O chiamare Alessandro. Altre domande per Alessandro? Non ci sono. Ok, devo fare la premessa prima di entrare.
premessa che faccio è una premessa d'obbligo e poi potete tranquillamente andare direttamente sul mister. Non so se siete abituati a voi oggi comandate, quindi se siete abituati a una breve introduzione fatta direttamente dall'allenatore, mi dite se volete questo, se no passiamo direttamente alle vostre domande, sempre dopo la premessa. Manuel. Passiamo direttamente alle domande o eventualmente così poi o facciamo partire la premessa, direttamente alle domande. Perfetto, allora la premessa è questa. Chiaramente, come ricordava Daniele, le stagioni finiscono il 30 giugno, quindi significa che anche nel caso in cui non ci sia il prolungamento del rapporto contrattuale, che quindi il 30 giugno finisce il legame tra un tesserato e una società, oggi siamo ancora un po' lontani dal 30 giugno, quindi se ci siamo potuti permettere di anticipare un po' i tempi, è perché dobbiamo ringraziare la disponibilità del presidente Santopadre e del Perugia, che era la società con cui Alessandro Nestra è legato fino al 30 giugno, ringraziarli per averci dato questa possibilità per anticipare un pochettino i tempi, anche perché poi comunque sia sarebbe a prescindere duro sequestrare il tecnico per 10 giorni finché non arriva il momento di poter fare. Quindi la premessa era soltanto i ringraziamenti al Perugia e al suo presidente per questa opportunità che ci hanno dato. Quindi da questo momento io taccio, tutta a disposizione. Dato che si ho chiesto prima, quindi il nome, giustamente il mister non conosce tutti, il nome e la testata per cui vi scrivete. Grazie. Amedeo Di Sola, Amedeo Di Noi. Intanto benvenuto. Spero che possa trovare un'accoglienza adeguata alle sue aspettative. Per quanto riguarda il suo passato, il suo trascorso da giocatore, tanto di cappello, ha avuto tanto, tantissimo, dappertutto, eccetera. Quindi nulla da eccepire se non meravigliarsi in positivo. Per quanto riguarda invece il discorso allenatore, qualche perplessità ce l'ho, nel senso che, ma non è il fatto della mancanza di esperienza che mi preoccupa, perché Costellone, che veniva dal settore giovanile, all'altro mostro che è creato dal ministro Salvini, abbiamo vinto il campionato Serie C, quello del B, eccetera. Quindi non sono preoccupato io tanto per questa inesperienza della categoria. Quello che un po' mi preoccupa è questo invece. Noi abbiamo un grandissimo presidente, non so se lei lo ha conosciuto, ci ha parlato quante volte, se si è fatto un'idea. È un presidente tuttocampista. Se lui potesse, farcerebbe l'erba del prato qui allo stadio, si occuperebbe del magazzino, immaginiamoci della squadra, e c'ha le sue idee. Allora, la mia curiosità è questa: avete parlato di calcio con lui? Avrà parlato di calcio con il presidente? Ecco, la domanda è questa: avrà la forza di imporre le sue idee calcistiche, il suo credo calcistico, che potrebbe non essere uguale a quello del presidente Stippe, che noi sappiamo come gradisce e fa giocare le squadre? Ok, funziona? Sì, innanzitutto funziona. Buongiorno a tutti, presento, grazie che siete venuti, siete tanti, perciò è una bella cosa, questo mi fa capire che sono arrivato in un posto importante. La domanda è avuto un confronto sia con i direttori sia con il presidente. Parole presidente sono state: fai quello che vuoi, nel senso, fai quello che sai fare. Io so fare un tipo di calcio, sono, come dice lei, sono un allenatore giovane, però le mie idee credo che sono su una strada giusta, perché è il mio calcio. Credo che a Frosinone qua hanno tutti hanno dato la disponibilità di proporre quello che so fare, perciò non ho preoccupazioni. Ho parlato con il presidente Stirpe, che ho conosciuto l'altro giorno, grande personaggio, grande persona, e le parole che mi ha detto sono quelle che tutti gli allenatori vogliono, cioè sperano di sentire. Ha detto fai quello che tu sai fare, non provare a fare qualcosa che non sai fare, perciò
questo vuol dire che sa quello che sono, perché l'anno scorso con Perugia abbiamo fatto un tipo di calcio che era la mia identità. Io credo che la brutta copia di qualcuno non venga male, perciò se sono stato scelto è per fare quello che so fare, non per fare quello che qualcun altro ha fatto o che si aspetta. Poi se funzionerà o no è una mia responsabilità, sarà tutto sulle mie spalle, e se andrà male sarà colpa mia, se le cose non funzioneranno sarà colpa mia perché non sono stato bravo a proporre, oppure non sono stato bravo a capire i giocatori o qualcosa. Non cercherò mai alibi, perché la mia carriera da allenatore è corta, perché sono giovane, non è colpa mia, sono nato nel 76, perciò questa. Però nella mia vita le responsabilità sono sempre volute e io le ho sempre gestite, perciò sono pronto. Rienzo, corte le domande, grazie. Buongiorno, onesta Maurizio Rienzo del Messaggero. Le chiedo che cosa, quali risultati ha chiesto a lei il Frosinone per la prossima stagione in B? A me, innanzitutto, siccome il Frosinone viene da una retrocessione, anche da Serie A, comunque porta un po' qualcosa, porta dietro. Io credo che il primo obiettivo è di creare un grande entusiasmo in una piazza come questa, e anche se scesa di categoria rimane una top in assoluto, e credo il primo obiettivo è quello di creare un entusiasmo allo stadio, che la gente venga allo stadio volentieri, si innamori di quello che facciamo, che sia orgogliosa della squadra dove andremo, e questo credo che sia già un primo obiettivo importante. Poi adesso i direttori faremo la squadra, vedremo cosa sarà, e poi dopo ci mettiamo un obiettivo, il giorno che finisce il mercato, che avremo fatto la squadra, è inevitabile che Frosinone non può pensare a fare un campionato anonimo, questo lo so benissimo, poi gli obiettivi poi dopo ci diranno i direttori, il presidente, a Frosinone gli obiettivi sono sempre altri, perciò so che devo, che ho una bella responsabilità, so che devo fare qualcosa di importante. Mister, buongiorno, sono Franco Domiziani di Cesareo. Le dico subito che ha avuto degli eccellenti maestri, mi riferisco a Zoff, che l'ha fatta, non aveva nemmeno 18 anni, ma l'ha fatta giocare la prima volta per il Dinese. Mi riferisco anche a Zeman che lo ha utilizzato il più tempo, l'ha utilizzato parecchie volte, e di tutta anche che quando Cragnotti le chiese se dovesse rinforzare la difesa, se riuscito la famosa frase no, c'ho il ragazzino, riferendosi a lei. Poi dopo Zeman ha avuto pure Rick Erickson per parlare con la Lazio, cioè, andiamo a Milan, Ancelotti, Leonardo e lo stesso Allegri. Ecco, tra questi giocatori, tra questi tecnici, chi ha inciso sulla sua formazione? Soltanto di giocatore che oramai è passato, ma come allenatore, come sistema di gioco, come tutto. Grazie. A tutti, mi hanno lasciato qualcosa. Ho avuto Zeman che ha avuto il coraggio di prendere un ragazzino di 17 anni, metterlo sul terzino, metterlo da centrale. Così. Ho avuto Ancelotti, è stato l'allenatore che ho avuto più tempo, tanti anni. Tutti diversi, tutti comunque ti lasciano qualcosa. Io credo che, ho detto già prima, non puoi essere copiare, puoi avere ispirazione, puoi avere spunto da qualche, dai tuoi ex, ma io credo che l'idea di calcio deve essere tua, la devi sentire tua, non puoi essere la brutta copia di qualcuno, devi sentire quello che fai, lo devi sentire tuo, andare a scopiazzare qualcosa che non funzioni, perché però è una ispirazione. Ancelotti, la gestione che ha avuto con i giocatori per me è stato top al mondo, il modo di fare che ha avuto nello spogliatoio, il farsi voler bene dalla squadra, perché poi è fondamentale, se i giocatori ti vanno contro credo che non ci sia tattica, non ci sia niente che tu possa fare per avere un risultato, credo che la squadra debba seguirti fino in fondo, debba buttarsi nel fuoco per te. Quello che magari ti ha fatto vedere Ancelotti anche nei momenti
perché a Milano è stato 10 anni, sono stato con lui 8 anni con il Sancho oggi, non è stato sempre che abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, sono stati anche momenti difficili e credo che il segreto, il suo segreto sia stato che in quei momenti aveva dalla sua parte la squadra e credo che questo aspetto sia molto importante che abbia preso questa sua qualità. Ciao, Daniele Cianza, Corriere dello Sport. Hai detto di non scopiazzare, un po' si è visto in parte l'anno scorso dopo aver iniziato con il 3-5-2, ha giocato con un modulo per certi versi meglio, 4-1-2-1-2. Pensi di riproporre il Frosinone e sei parlato con la società dicendo loro questo piuttosto che quel giocatore per me è incedibile nel mio modulo tattico, è un giocatore imprescindibile che dobbiamo vedere. Però cioè, adesso vediamo poi il mercato, adesso stiamo, abbiamo parlato, sono 2 giorni che parliamo di giocatori, di situazioni contrattuali, anche chi vuole rimanere, chi vuole andare, avremo tempo per parlare. Per me io devo giocare a 4 dietro e poi lo vediamo come dopo resto. Io vengo diciamo dalla difesa a 4. L'anno scorso l'abbiamo provata per necessità all'inizio perché avevamo provato a prendere un 3-4, non ci riuscivamo e perciò era un po' non riusciamo a uscire. Poi siamo andati a 5, eravamo piatti, non riusciamo a avere un gioco che a me piaceva. Ci siamo inventati, abbiamo trovato Verre che faceva la mezzala, abbiamo messo a 3-4 e ci ha dato molto e perciò abbiamo cambiato. Io credo 4-3-1-2 sia un modulo che conosco bene, che mi ci sento comodo e che potrei riproporre questa stagione. Salve, buongiorno, Angelo Battisti di Extra TV. Qual è l'aspetto fondamentale che con Alessandro Resta da tecnico e in cosa non deve assolutamente mancare la sua squadra ideale? Grazie. Io credo in una mentalità credo che sia importante. Intendo durante la settimana una mentalità a fare allenarsi a certi ritmi, a avere un atteggiamento costante durante la settimana di un certo tipo. Poi io non puoi scadere, sono un allenatore giovane che perciò so come pensa il calciatore, so che ogni tanto non bisogna rompere le scatole. Credo che fuori da capo non mi interessa cosa faccio. Però credo che per avere dei risultati durante la settimana si debba allenare in un certo modo. Questo io credo che sia fondamentale, che lo pretenderò. Buongiorno mister, Giovanni Giuliani di Universo. Io le chiedo, Alessandro Nesta, al termine di questa per ora esperienza biennale, prossimi 2 anni nel Frosinone, si potrà dire orgoglioso di quanto fatto, al di là del risultato sportivo, si avrà dato a Frosinone, alla città, all'ambiente, che cosa in particolare? Io spero tra, non so quando andrò via, poi è possibile che facciamo bene. Ho fatto la premessa. Io ho fatto 2 esperienze in 2 squadre, quando sono andato via la cosa migliore che mi è capitata è che comunque la gente è stata dispiaciuta e credo che poi di aver costruito qualcosa, cioè che uno va via di aver lasciato qualcosa di ideale, di portato qualcosa anche a livello di struttura, di un modo di fare, di pensare magari che potrebbe essere un aiuto per la società, per l'allenamento giornaliero, la struttura dell'allenamento, quello che questo qua, lasciare qualcosa, costruire qualcosa. La ringrazio. Ciao Alessandro, ciao Alessandro, sai, è stato un piacere di incontrarti. Dopo qualche anno. Si fa un po' di cosa di lei, una cosa bellissima. Complimenti, grande cacchio. Volevo dirti, Mancini, Mihajlovic, Inzaghi, Almeida, adesso Alessandro Nesta, cioè, immaginavi in quel momento in cui la Lazio che tutti potevate essere dell'Italia per una cosa, di una cosa. Bravi, bisogna dire, vedevo, qualcuno già ha dimostrato molto per età, per cosa, forse coincidenza, io credo che mi è capitato così, avere tanti compagni di squadra che poi hanno fatto gli allenatori, soprattutto perché siamo gente competitiva che ha bisogno della competizione. Sono a casa 2 anni dopo che ho smesso, sono andato in grossa crisi
perché mi è mancata la partita, la competizione, l'adrenalina, l'incertezza tra vincere e perdere. E per me la vita si era un po' attiattita. Vivevo in una bellissima città in America, tre figli, famiglia spettacolare, però siamo fuori testa. Perché giocatori, ex giocatori che abbiamo vissuto cose importanti, abbiamo bisogno di questo, di l'adrenalina che ti dà tanto. Perciò, ecco, per me questo è il motivo per il quale tanta gente si è messa sul campo col fischietto a fare allenatore, perché comunque abbiamo bisogno di quelli. Ciao, mister Alessandro Andrea di G24. Ti faccio velocissime due minuti. Perché Frosinone, ti sento nel panorama veramente delle proposte che possono essere arrivate, e poi, facendo riferimento alla risposta di prima al collega, è entrato in campo a 17 anni facendo l'esordio, e quindi l'allenatore ha rischiato, parliamo di tema. Potrebbe succedere a Frosinone la stessa cosa con Mesta? Io, il mio staff, abbiamo dimostrato anche l'anno scorso avere molto coraggio. L'anno scorso abbiamo giocato tutto l'anno con 2,99 ai mezziali, abbiamo fatto il sortino nel 2001, abbiamo fatto l'ultima parte del campionato nel 1998, avevamo la squadra forse la prima, la più giovane del campionato, la seconda più giovane. Il coraggio ce l'abbiamo, l'importante è che i giocatori sono bravi. Io ho fatto giocare il 99 perché erano più bravi di gli altri più vecchi. L'importante è le chance ci sono per tutti, chi dimostra sul campo che gioca bene, che sa giocare a calcio, data di nascita, non conta. Ci sono delle gerarchie che credo che un gruppo ha bisogno di avere, giocatori importanti che comunque tirino, diano l'impronta allo spogliatoio, però chi gioca bene, che fa dire qualcosa di importante, non è coraggio, ce l'abbiamo. Perché il nome? Così non è perché mi ha voluto. Mi ha chiamato e mi ha voluto. Questo credo che sia fondamentale. E altre squadre, sì e no, ho avuto qualche situazione che poteva essere. Io credo che Frosinone per me sia top che potremmo avere. È una società importantissima. E nel mio momento della carriera credo che sia il massimo che possa avere. Mister, buongiorno, Stefano Martini, tutto Frosinone.com. Prima ha nominato Verre come un giocatore importante del suo Perugia. Le chiedo, potrebbe essere un profilo che lei richiederà alla società magari sul mercato? Ma Verre, la scorsa non sembrava la vita, perché era 3-4, ha fatto 12 gol, ha dato una grande mano. Verre è proprietà della Sampdoria e non lo so che cosa vorrà fare. I direttori sono bravi e insieme a loro decideremo le soluzioni migliori. Ognuno metterà sul tavolo le proprie idee, qualche nome, poi ci confronteremo e insieme sceglieremo. Io non sono uno che voglio aprire per forza. Ci sediamo in base a come anche le dinamiche del mercato, le dinamiche delle uscite che ci saranno, faremo la scelta migliore per fare la squadra il migliore possibile per fare un gran campione. Inizia Francesco Domenica, Sport 24, intanto in bocca al lupo per la nuova esperienza. Prima il collega Orsini le ha ricordato alcuni suoi ex colleghi calciatori che hanno intrapreso questa nuova carriera da calciatore. Lei, a differenza loro, è partito dal basso. Ci spiega questo motivo? Perché ha voluto partire dalla gavetta e invece di seguire appunto l'esempio di altri che sono partiti dalla grandissima squadra? Perché io credo, nella mia vita ho fatto un passo in base alla mia gamba. La mia gamba, questo prima era corta. Credo molto nel lavoro, nella costruzione di un'idea, perché poi quando, se tu vai subito in piazze, la cosa non sei pronto, riguardo del Milan, gente che è stata a Milan, gente che è stata, non hai il tempo neanche di crearti la tua identità di gioco, perché vieni subito inquinato dall'esigenza di far subito punti, oppure se inizi a perdere vai in crisi e poi ti metti tutti dietro, e perciò non sviluppi magari un'idea di gioco che puoi fare. Io sono andato in America, ho allenato in seconda divisione americana, è stata la scelta migliore che ho fatto nella mia vita, una delle scelte migliori che ho fatto nella mia vita, perché in un altro paese ho trovato cose anche, magari qua mi avrebbero arrestato, però mi è servito a crescere, a capire qualcosa, perché tanto lì volevo farlo, qua non è il tempo,
l'Italia non ha il tempo poi per fare cose magari azzardate, perché devi vincere, perché devi fare il risultato. Due anni a Miami, insieme al mio staff, abbiamo passato molto tempo sul campo dove abbiamo costruito qualcosa per me di interessante. Giovanetti? Sì, buongiorno mister, Leonardo Giovanetti della Nazionale Noi. Già le hanno ricordato qualche suo ex compagno che adesso ricopre, diciamo, ruoli importanti, piazze importanti, gli allenatori che hanno fatto strada, Simeone, Inzaghi, insomma, le hanno ricordati diversi. Quali tra questi pensa si avvicini più al suo modo di giocare e soprattutto anche lei è un allenatore emergente, per lui già adesso Frosinone, cosa si aspetta dal futuro se è avvicinato alla capitale a livello chilometrico? Allora, no, Simone Inzaghi fa un po' riparare il futuro, 5-3-2 che è diverso da come penso io, quello che faccio io, e ciò lo si chiama, dato ha fatto da allenatore cose importantissime, un po' diverse, arrivare a suo livello, però ha fatto cose diverse, 4-4-2, un po' più Ericsson, diciamo, altri, no, ognuno che lo vediamo abbia la sua idea. Sono ricaci, è più difficile fare una panata, sono tutti molto diversi, qualcuno mi ha sorpreso, Simone mi ha sorpreso, la caccia però non l'avevo mai pensato, adesso è stato l'allenatore, quindi sta facendo stra bene, faccio i complimenti perché faccio parte delle squadre che a Roma, allenare la Lazio non li faccio. Le ultime due, D'Angelo. Buongiorno mister, sono D'Angelo, direttore di Flash Magazine Communication di Frosinone. Come diceva il collega, una domanda in due, non vuole molto intervenire anche perché la conferenza stampa dovrebbe essere un po' più a quelle volte che non intatta più risposta, ma no, si forma così. La mia domanda è questa. La prima è un po' tecnica, qual è lo stato tecnico? Tecnicamente quello che hai detto significa che a volte vorrebbe una doppia domanda, perché non si riesce mai a fare. Dipende dalla lunghezza della domanda. Non è che noi dobbiamo andare a pranzo. No, tutte le domande. Okay, no, perché a volte si stringe. No, è a caso tuo, insomma, ora ti ne faccio. Però per il resto, insomma, potete fare tutte le domande che volete. Grazie, Lorenzo, grazie, ma ci lasciamo l'anno. Lo staff tecnico ogni tanto può sapere queste cose. Lo staff tecnico che porterà sarà quello di Perugia o come lo formerà? Prima, seconda domanda, è un pochettino più attinente all'aspetto societario, ma all'interno c'è anche questo. Un po' generale, lei è un po' generale, da quello che conosco attraverso il suo curriculum. Naturalmente, se non ha i buoni soldati, non so come affronterà la battaglia. Quindi ci saranno novità, acquisti, c'è già qualcosa in pentola che ci vuol dire a noi oggi alla stampa, cosa possiamo scrivere ovviamente a questa conferenza stampa, grazie. Cosa scrivere? Faccia lei. Non posso suggerirle no. Proprio tu, però no, nel senso no, i soldati, ma tutti che vogliono soldati buoni, che in guerra con la Mazzafiotta non si va, nel senso che non è che uno allenatore fare i giocatori, le squadre sono i giocatori, poi i giocatori fanno di tutto per mettermi nelle condizioni migliori, ma è normale che i miracoli sportivi sono rari, ci sono, però sono rari, è normale che tutti vogliano giocare più forti possibili, è tutto lì. Chi prendere non lo sappiamo, poi adesso io credo sia molto presto. Cosa scrivere, non lo so. Se c'è qualche notizia da parte sua, se c'è già qualche notizia. No, se vogliamo fare 4-3-1-2, chiaramente dovremmo andare a cercare un tre quarti, che magari non c'è, oppure c'è. No, c'è. Vedremo se c'è. Lo staff tecnico. Lo staff tecnico è quello di Perugia. Porto Robinacci, Lorenzo, il mio secondo, Baccariello, che è preparatore atletico, che è dall'Atalanta, è stato già venuto dall'Atalanta, due assistenti di campo, Girini e Lo Monaco, e benvenuto portiere. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Grazie. Cicciarelli. Mister, buongiorno. Mi sento Cicciarelli del tempo. Vi chiedo da che auto era la sentita delle parole di Porti e è tutta la vicenda. Se vuoi dare un commento. No, se lo fai ora. No, me la no perché la Roma, perché no, Totti, il mio amico, ha affrontato.
diciamo, una situazione particolare, cosa succede alla Roma, cosa, le dinamiche lo sanno loro, non entro assolutamente in una roba del genere, perché credo che sia molto delicato. Spero che stia meglio possibile. Ci sono altre domande, però in effetti quelli che di Grigella ha fatto poche domande perché ci abbiamo le batterie dei microfoni che Ciao Alessandro, Roberto De Luca di Inchiesta Quotidiano, è stato apporto un grande entusiasmo qui, che messaggio vi sente di dare così, del Frosinone? Ma io dico ok, il Frosinone è preso di categoria e comunque il Frosinone in Serie B è una società importante, una tra le più importanti. Io credo che comunque sarà un anno non scontato, dove ogni punto andrà sudato molto, perché il campionato è particolare, forse meglio di me, e niente è scontato. Io credo che una volta che si scende in categoria bisogna avere una mentalità di grande umiltà, perché se no si va incontro, se uno prende questa categoria con presunzione si rischia la vita. L'anno scorso è successo a squadre che sono scese che hanno rischiato di ricevere. Io credo molto nella farsi subito entrare in questa categoria con grande umiltà, perché ogni punto sarà difficile andarcela a prendere e andrà sudato. Perciò un messaggio per i giocatori, per tutti, perché l'anno scorso in Cittadella, che la squadra che spende meno in assoluto della Serie B, ma di gran lunga, ha rischiato di andare in Serie A. Il Crotone, che è scesa, rischiando fortemente di retrocedere. Perciò si parte subito con umiltà, comunque sapere dove siamo, perché il Frosinone non è una piazza banale, una piazza che si accontenta, però senza presunzione, perché io credo che se no andiamo incontro a qualche pericolo. Grazie. Passando a pensavo che piuttosto che chiedere ai giocatori da acquistare di tenere quelli che ci sono, ti spiego meglio, il gruppo, a parte uno o due calciatori che possono essere per no, Marco Ciofani, in parte di livello, è lo stesso che dovranno fare in quel campionato di B. Ti basterebbe ripartire da questo gruppo per dire posso lottare e vincere il campionato? Ma noi abbiamo detto forse cambiamo modulo, perciò anche il cambio del modulo comporta qualche cambiamento. Poi, non so, adesso io sono arrivato così, non è il primo giorno, sono arrivato proprio ieri, e perciò piano piano capirò insieme ai direttori le situazioni di ogni singolo giocatore. Il concetto è che tutti quelli che rimangono devono essere motivati per fare, il Frosinone deve essere il top che possono avere, deve essere un punto. Devi essere stra felice di stare qua, e così perciò chi è così motivato, chi è stra felice rimane qua, e così capiremo, magari sono tutti stra felice, tutti vogliono rimanere, non vuol dire che qualcuno non è felice, però dovremmo valutare tante cose in base a questo, faremo la squadra parlando, i direttori, la squadra migliore possibile. Nelson, scusami. Ma tu, anzi, lei, a primo modo. Io le do di lei, lei mi ha conosci il Frosinone, nel senso che lo hai visto giocare, quindi conosci buona parte dei giocatori, non in maniera magari perfetta, ma insomma, grosso modo, una certa idea te la sei fatta, anche perché suppongo che pur stando a Perugia, qualche partita della Serie A in televisione l'avrai vista. Quindi, appunto, sto dicendo qualche partita. Quindi hai una certa valutazione che Amedeo Di Sora magari mi può essere comodo, mi può far comodo, Ernesto Salvini lo mettiamo in panchina perché è anzianotto, Frara potrà fare, un'idea di massima ce l'hai, insomma, per quanto riguarda il materiale a disposizione di quelli contrattizzati. Adesso poi, indipendentemente dalle dinamiche di entrata e di uscita in atto, perché si parla anche di giocatori richiesti, di giocatori che non vogliono restare, di chi invece vuole restare. Ecco, un'idea ce l'hai? Io questo ti chiedo. Io
giocatore sì, vedo diverso, no, benissimo, caratteristiche e situazioni di giocatori sotto contratto col Frosinone. L'anno scorso non avevo chiesto neanche un paio, avevamo provato a prendere a Perugia, poi erano un po' chiari, non l'abbiamo preso, però conosco bene le caratteristiche, le cose, non le conosco di persona, che comunque è importante perché anche la personalità delle persone, di carattere, come sono fatti, è molto importante. Però mi piace la Chiara, so benissimo che tipo di giocatori sono, poi vedremo in base anche al modo che proveremo a fare, se sono funzionali per quello, no, comunque sono giocatori forti. Bene, grazie. Grazie mille. Ancora l'Angelo. Nesta, all'inizio mi sembrava un po' freddo, io ci siamo un po' scaldati, no? Perché vedo che la coglienza che stiamo dando non solo dai giornalisti, ma da uomini, dai cittadini, è bella. Quindi io, i miei auguri, la mia relazione, siamo 31, non siamo pochi, vediamo il nostro davvero benvenuto, ma un benvenuto non oggi, un benvenuto perché siamo sicuri di riportare, e che lei riporti anzi, questa squadra in Serie A. La gente ci crede nel funzionamento del calcio, non faccio l'avvocato di Silvia io, né di Ernesto Salvini, ma lo dico perché lo sento, altrimenti non lo direi. Quindi noi ci crediamo in lei, il suo curriculum è abbastanza fornito di buoni elementi e questo mi porterà a scrivere queste cose, perché noi vogliamo effettivamente che questa città non sia la città ultima d'Italia e ci tengo a ribadirla. Ma sia una città che tutti devono guardare con un occhio di riguardo, perché non ce l'ha con niente. Grazie e benvenuto. Grazie mille, grazie. No, vengo con grande entusiasmo, sono tutto venuto, vengo con grande umiltà perché poi ci conosceremo, non avremo il tempo. So benissimo la responsabilità che ho, so benissimo che sono due della società importante, perciò non è che so, vengo qua e poi vedo come sarà, io so benissimo che sono senza, sono un ragazzo tranquillo, non faccio il fenomeno, e perciò sono venuto qua a lavorare, per fare il massimo per questa città, per questa società che mi ha dato questa grandissima opportunità. Grazie. Facciamo prima delle gambe. Sì. Prima le delegate, io me ne devo andare, sono una sola persona. Abbiamo già perso 5 secondi perché sono messi avanti. Con poi due minuti prima le delegate. Io uso solo la destra, la sinistra è come se non ce l'avessi. Grazie per la destra.